Ciao dolcezze, oggi è una nail art molto particolare, una nail art intrecciata. E mi è stata richiesta da mia sorella Zanna Mari, praticamente lei mi ha linkato una foto su Facebook di questa ragazza che aveva le unghie intrecciate, bellissime. Se non erro avevo un monocolore blu e la treccia nera e marrone. Comunque nell'info box vi metto il link della foto che mi ha fatto vedere mia sorella, così potete capire dove mi sono ispirata. Grazie mia sorella per avermi fatto conoscere questa nail art, un bacione. E dolcezze, se siete curiosi di sapere come si fa, seguite il tutorial. Un bacio, ciao! Per aver applicato la base di Orly ho steso sulle unghie uno smalto color cioccolato al latte della Sephora. Mentre gli altri colori che andrò ad utilizzare sono un colore Go della Essence, il numero 99, un color cioccolato, e Cooper della Elf, che è un bronzo chiaro perlato. Il colore che uso è il bronzo chiaro della Elf, estendo una linea che parte dalla fine dell'unghia e arrivi quasi alla metà dell'unghia. Adesso con il color cioccolato della Essence vado a tracciare una linea che si intrecci con quella che ho fatto in precedenza. Con lo smalto di Sephora cioccolato al latte vado a fare una linea sopra quella marrone. Riprendo il bronzo e traccio una linea sopra lo smalto di Sephora. Adesso infine con quello di Sephora finisco la treccia. Una volta asciutto lo smalto, passo all'applicazione del top coat e uso questo qui della Clarissa Nails, effetto vetro. E la nail art dolcezze è completata. Mi piace tantissimo, sono felicissima del risultato. Sì, ci vuole tantissima pazienza per rifarla, però ne vale la pena perché il risultato è veramente carino. Fatemi sapere in un commentino cosa ne pensate, se la rifarete magari così oppure con altri colori, ci tengo a saperlo come sempre. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!